capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, leggeremo dal verso 11, e dice così la parola del Signore: Dio sia la gloria. Amen. Amen. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia completa. Amen. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni e gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo: dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamerò più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo signore, ma vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non mi è voi mi avete scelto me, ma io ho scelto voi, vi ho costituiti perché andiate e portate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la dia. Amen. Vogliamo accomodarci? Gloria al Signore. Continua il testo, eh? E ripeto, chi è interessato continua a casa sua a godersi veramente il resto di questo testo meraviglioso. Questi sono gli ultimi, è vero, insegnamenti che Gesù ha fatto prima di ascendere al cielo, prima di essere crocifisso, prima di essere messo in croce. Egli ha voluto, ha desiderato di stare con i suoi, ha desiderato, che Gesù desidera, fratelli cari e sorelle, stare con i suoi, con la sua chiesa. A volte sentiamo nel mondo: il Signore ci ha abbandonati, il Signore non si cura di noi, quanti terremoti, quante catastrofe, dov'è Dio? Così si diceva allora, si dice ancora oggi, corre ancora questa voce, no? Ma non è così, non è così. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo figliolo, e il suo figliolo è venuto a portare la parola del Padre. Amen. La volontà del Padre in terra. Amen. Affinché noi avessimo tutti insieme una comunione intima. Intima. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù non ha detto io ti amo e ti ha messo staccato da parte come fanno gli uomini. Lottiamo per questo, poi tu vai avanti e lui si tira indietro. Io ti amo e poi vediamo nei problemi, si staccano e se ne vanno. No! Gesù non è così, non ha fatto così. Egli ha dato tutta la sua vita, e lo dice il testo, affinché noi non saremmo stati più servi, ma figli, amici. Lo sapete, i servi non lo sanno quello che fanno i padroni, eh? I servi fanno i servizi, quello che devono fare e se ne vanno, ma quello che il padrone ha in occulto dentro, o ricchezze o altre cose, lo sa il padrone, non li condivide con i servi. E qui dice la scrittura che Gesù ha detto: io non vi chiamo più servi, ma amici. Amen. Perché do la mia vita per voi. Amen. Darò la mia vita per voi. Rendiamoci conto stasera, egli ha dato la sua vita per noi, per stringerci a Lui, per farci uno con Lui. Questa è un'intima comunione, ed è stata, è vero, manifestata, Gesù l'ha manifestata ai suoi, alla sua chiesa, affinché la sua chiesa non potesse più andare mendicando, affinché la sua chiesa non potesse più avere preoccupazioni, affinché la sua chiesa non sarebbe una chiesa
È vero che sarebbe stata sempre desideroso, o magari una chiesa sempre mendicando, sempre in cerca, no! Una chiesa completa, perché il mio amore sarà completo in voi! Alleluia! Ma che vuoi più stasera? Un amore completo! Io vi ho detto queste cose affinché il vostro amore, quello che vi do, sarà completo. Non ci dovrà più essere insicurezza, non più odio in voi, un amore completo, un amore che non dovete più comprarlo da altri, o magari un amore che non dovete più cercare da altri, da familiari e da chiunque sia. Ma un amore che io vi do è completo, un amore che tu non sarai più solo. Fratelli, sorelle, un amore che Gesù dà alla Chiesa completo. Io a volte penso, con tutto il riguardo dei nostri antenati, hanno fatto del tutto per darci amore, insegnamenti, ma poi dentro i nostri cuori, sempre insoddisfatti, sempre mancanti, sempre alla ricerca, perché dentro i nostri cuori c'era sempre un vuoto, prima che arrivasse Gesù, ma quando è arrivato Lui, ha portato la Gesù ha completato, ci ha dato di bene. Non vi chiamerò più servi, vi chiamerò amici, perché voi fate parte di me. Se leggete il testo iniziale, dice: io sono la vera vite e il Padre mio è il vigliaiolo, e chi vive in me vive nella vita. Ma chi è fuori si secca come i tralci, si seccano e poi vanno gettati nel fuoco. Ma voi state dentro la vite, perché io sono la vite, e chiunque vive e crede in me, Marta, Marta, non morirà giammai. Non mi chiamerò più sé, vi chiamerò amici, perché darò la mia vita per voi, affinché il vostro amore sia completo. Una donna ai tempi di Eliseo disse ad Eliseo: oh signor mio, i miei due figli vanno schiavi, senti la schiavitù, come devo fare? Andavano schiavi perché doveva pagare il debito. Fatele pensare, una donna vedova con soltanto dei figlioli, e dovevano essere presi e portati nella schiavitù per pagare il debito. Ma Dio non ha mai permesso la schiavitù. Dio non ha mai permesso che noi saremmo stati divisi, raggianti di amore, o magari in cerca, no! Egli ha dato tutta la sua vita affinché il suo corpo, la sua chiesa sia unita e sia con un amore completo e che sia con un sentimento unico. Che sia veramente una chiesa unita, ripiena di amore. Non mi chiamerò più servi. Quella donna gridò ad Eliseo. Eliseo disse: che cosa hai in casa? Non preoccupare. Non preoccuparti, prendi l'olio, paga il debito, perché Dio non farà mai mancare niente, sorella, fratello, alla tua e alla mia casa. Se tu confidi nel Signore, Lui non farà mancare mai niente. Di cosa hai bisogno stasera? Di cosa hai bisogno? Io non lo so il tuo bisogno qual è, e tu non sai il mio,
Ma sono certo e sicuro che noi, se gridiamo assieme, Dio scenderà, il Signore scenderà, perché lui ha detto: non ci chiamerà più servi. Il servo non sa quello che fa il padrone, non conosce le intimità del padrone, non conosce i tesori, ma Gesù ci ha dato tutto e gli ci ha rivelato ogni bene. Il regno di Dio è arrivato a voi. Chiedete affinché, se voi chiederete nel mio nome, tutto quello che voi chiederete, amen, vi sarà dato. Amen. Vi sarà dato. Perché non vi ho scelto, non avete scelto voi me, ho scelto io voi. Vi chiamerò amici, perché questa intima comunione deve rimanere. E noi stasera stiamo facendo qualcosa per stringerci di più al Signore. Sapete, la Santa Cena sì è quello che rappresenterà la morte, quello che ricorderà la morte, la resurrezione e il ritorno. Ma principalmente chi si accosta al Signore dimostra anche che vuole continuare a vivere con il Signore, che sta rispettando il Signore, che sta vivendo in Cristo, che sta onorando Cristo. O no? Sì. Alleluia. Fate questo in memoria di me. Io non berrò più di questo frutto della vigna, ma lo berrò di nuovo nel regno del Padre mio insieme a voi. Gesù ci sta aspettando per fare le nozze. Gesù ci sta aspettando perché lui si rallegrerà con noi, noi ci rallegreremo con lui, saremo in intima comunione per l'eternità. E se l'ha manifestato qui in terra questa comunione, se ci ha dato questo amore genuino, glorioso, ci sarà un amore più grande quando saremo nel cielo. Perciò sforziamoci, siamo uniti, accostiamoci al Signore. E lui ci riempirà dei suoi beni. Non vi chiamerò più servi. Fratello, io so, sorella, che quando si va da un avvocato si fa l'anticamera. E se c'è tempo ti riceverà. Io so che chi ha i soldini c'è sempre la distanza. Io so che chi è presuntuoso c'è sempre distanza. Ma Dio non è così. Dio non è così. Gloria. Alleluia. E ci ha fatto amici, figli suoi. Apparteniamo a lui e siamo la stessa cosa. Io che prendo, tu che sei l'ultima, siamo uguali. Perché egli ha dato la sua vita. Questi sono gli ultimi discorsi, le ultime parole. Io non vi chiamerò più servi, vi darò un amore straordinario, quello che vi amerete gli uni e gli altri, come io ho amato voi, come il Padre mi ha dato, come il Padre mio. E allora stasera, Signore, ti ringraziamo con tutti noi, perché per noi è un privilegio, è una gioia veramente, Signore, che stasera, dove noi ci parlano, siamo i figli tuoi. Non siamo più servi, non siamo più quelli che dobbiamo chiedere agli altri. Ma chi è il Signore? Dove dobbiamo andare per essere guariti? Cosa dobbiamo fare per essere salvati? Addirittura gli uomini hanno fatto la Divina Commedia. Si passerà per il purgatorio, si passerà per questo, si passerà... fai quattro queste messe cantate. E dovevamo stare soggetti, non sarete più servi, non sarete più queste persone che sarete alla ricerca, ma il vostro amore sarà completa, la vostra conoscenza. Tu hai conoscenza stasera. Amen. Hai conoscenza. Alleluia. Gloria. Perché stai ascoltando la parola di Dio, la parola del Signore, la parola vivente, quella che stasera sprigionerà il tuo cuore, la tua mente, quella che stasera guarirà qualsiasi sia la tua malattia, perché qui è scritto: io darò la mia vita per voi.
è il sangue mio sparso sulla croce, dice il profeta Isaia. Se voi leggete nella parola, nel capitolo 53, leggete cos'è scritto. Come un agnello muto andava davanti a chi lo tosa, senza aprire la bocca. Leggete la parola di Dio, non leggete altre cose. Quanti libri stanno facendo gli uomini continuamente, e quante immagini, e quante sculture, e quanti santuari. Alleluia. Ma non contano a niente. Investigate le scritture e si parlano di me, dice il Signore, parlano di me, e la verità vi farà liberi, la verità vi sprigionerà, vi darà un'intelligenza, ogni sapienza, perché qui ci sono i tesori del Signore. E allora Gesù replicò: io vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Non vi chiamo più servi, il servo non sa quello che fa il padrone, ma io sono venuto dal cielo. Ma tu ci pensi? Ma ci stai pensando? No, non penso che ci stai pensando. Gloria a Dio, se non avessi gloria a Dio continuamente, non lo pensiamo a volte. Il Signore è venuto dal cielo ed è venuto a portarci la salvezza, è venuto a darci la luce, è venuto a farci, a tirarci fuori dalla schiavitù. Non più servi. Come sei grande, Gesù. Amen. Ma io ti voglio amare ancora di più stasera. Ti voglio amare ancora di più. Ma che mi interessa delle prove? Ma che mi interessa dei problemi? Io ti voglio amare ancora di più, Signore. Perché tu hai fatto qualcosa di straordinario. Mi hai fatto tuo figliolo. Non vi chiamo più servi. Il padrone, colui che è andato, che è venuto dal cielo, ci è venuto a portare i suoi tesori, i suoi beni, ci è venuto a portare il suo regno. Andate, predicate l'Evangelo, imponete le mani sui figli e si guariranno. Signore, ma chi ero io? Chi è? Imponete le mani sui figli. Sì, lo dice pure a te. A te che sei fedele, sì o non sei fedele, sì. Se non credete, ma non sei più la imponete le mani sugli infermi, guariranno. Alleluia. Parlate dell'Evangelo, libereranno le persone. L'Evangelo libererà le menti. Saranno non più nella depressione, ma verranno nella libertà. Perché ogni cosa è compiuta. E allora, Signore, grazie, che non siamo più servi, siamo i figli tuoi, affinché la vostra gioia sia completa. Amen. Amen. Gloria a Dio. Grazie. Vedete un po'. Gloria a te, Signore. Un servo del Signore. Gloria a Dio. Dopo alcuni anni che Gesù se n'era ripartito. Gloria. Verso il Padre che era risorto ed era ritornato al Padre. Vedete un suo servo che cosa ha ricevuto dal Signore. Stiamo parlando dell'Apostolo Paolo. Lo leggo io. Alleluia. Nel capitolo 11, nel verso 23 dei Corinzi, prima epistola dei Corinzi, dice: poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è stato spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Perché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga.
Perciò chiunque mangi di questo pane o beve di questo calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Or ognuno esami se stesso e così mangi il pane e beve del calice. Paolo, l'apostolo Paolo, quest'uomo che era schiavo, quest'uomo che era un persecutore della Chiesa del Signore, sapete, l'apostolo Paolo fece un incontro con Gesù sulla via di Damasco, stava perseguitando i cristiani, aveva avuto delle lettere dai farisei, dagli scribi, da quelle persone autoritarie di quel tempo, e lui andò a Damasco per prendere questi cristiani e portarli in prigione. Ma questo schiavo di quello che faceva, di come si comportava, questo schiavo degli uomini, divenne un apostolo dei gentili, divenne un apostolo, dice, io se mi glorio nel Signore, perché io so in chi ho creduto. Questo apostolo che stasera dice, nella notte che Gesù fu tradito, come io ho ricevuto dal Signore, così io lo sto dicendo a voi, ve lo trasmetto. Nella notte che Gesù fu tradito, prese il pane, lo spezzò e disse, mangiate, questo è il mio corpo, è stato dato per voi. Parimenti prese il calice, dopo aver versato, disse, questo è il mio sangue, è stato dato per voi, fate questo in memoria di me. Quest'uomo schiavo, quest'uomo che non era nel piano di Dio, perché era, fratelli cari, uno che serviva le leggi antiche insieme ai sacerdoti, zelante nelle scritture, ma pure il Signore lo parlò sulla via di Damasco. Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Signore, chi sei? Sono Gesù che tu stai perseguitando. Lui perseguitava i cristiani. E sapete, quest'uomo è stato pure davanti all'esecuzione di Stefano, mentre lo lapidavano, lui era presente e si gloriava, non era ancora convertito, questo schiavo, io non vi chiamo più servi né schiavi, voi siete liberi perché fate parte di me, fate parte della mia vita, io vi ho salvato. Signore, grazie, stasera ci hai salvati, ci hai fatto liberi, ma siamo nella tua volontà, e stasera, come ha detto Paolo, l'apostolo Paolo, nella notte che il Signore fu tradito, prese il pane e lui incominciò a dire a questi corinzi, questa chiesa disordinata che aveva incominciato per lo spirito e man mano si erano cominciato a deviare, ma non si può deviare da quello che è la realtà, la verità. Fratelli, non si può deviare, perché questa è la volontà del Signore, questa è la volontà di Dio. E Paolo li riprese e disse, come io ho ricevuto nella notte che Gesù fu tradito, lo sto dicendo a voi, questa è la realtà. Amen. Amen. Alziamoci a riempire. Grazie. E dice la parola di Dio. Gloria al Signore, che Gesù nella notte, quando stava per essere tradito, dice la scrittura che egli prese il pane, lo ruppe e disse, mangiate, mangiate, questo è il mio corpo, è stato spezzato per voi. Poi parimenti prese il calice, versò e disse, bevete, questo è il mio sangue che è stato sparso per voi, fate questo in memoria di me, ogni qualvolta che voi fate questo, rammemorate la morte, la resurrezione ed il ritorno, sì, perché Gesù
saprei ritornare. E noi vogliamo accostarci sempre di più, perché non siamo più servi, ma siamo figli di Dio, siamo figlioli del Signore, amici, figli, siamo tutti per Lui. E vogliamo dire, Signore, grazie, grazie con tutto il cuore.